Bentornati, benvenuti nella RAD 2. Che ho un po' di cose nell'inventario. Ah, già, l'altra volta abbiamo fatto il mega geggio là sopra. Che ve lo faccio vedere per bene. Non ci ho cambiato nulla. Sono stato spostato le casse che erano qui, le ho messe di qua per fare la miniatura, tra l'altro. E nulla, oggi bisogna effettivamente disincantare le vecchie robe e incantare quelle nuove. Quindi faremo un mega potenziamento dell'armatura, che, è già, di 6x6 OP e la spada. Eh, abbiamo questa, possiamo anche incantarla meglio. Ma oggettivamente gli incantamenti della spada sono già al top, quindi non c'è bisogno di farlo. C'è da cambiare spada, indubbiamente. Bisogna usare quella nuova. Ma serve il livello 100, che ora siamo al 86. Cioè, la faremo oggi? Non lo so. Sta di fatto che sicuramente ci proveremo. Ma prima bisogna fare l'armatura un pochettino meglio. Perché combattimento si fa appunto combattendo. Cerchiamo di avere un'armatura decente. Perché in passato, nei vecchi scontri, abbiamo rischiato parecchio anche contro gli slime. E siccome oggi bisogna andare a affrontare il leader. Per prendere la nether star. Per fare le pallotte infinite perché ora ve lo faccio vedere noi bisogna fare queste eh, con le spirit orb ne facciamo queste perle che fanno spawnare i mob ci sono quelle piccole poi ci sono quelle grandi, ora scrivo però bene, Ok, ci sono queste qua grandi che si fanno con l'ectoplasma, che è in questo modo, quindi è una modifica dello Spirit Orb, e poi ci sono quelle giganti che sono quelle sgocciolanti, vabbè ora non pensiamo una particolare che si fa con cose strane perché è roba particolarissima, però ad esempio prendo una standard con i Magma Cube, Magma Cream, vedete vola Ender Star e quando affrontiamo Lorda ci ridà ender Star, infatti eh, reward per il completamento, esperienza Magma, cube vabbè cavolatevare è nether star quindi possiamo farmare in modo infinito se completiamo l'orda e quindi insomma cerchiamo di avere una spada decente che già ce l'abbiamo, ma cerchiamo anche di avere un'armatura decente perché se mi devo allontanare dai mob perché sono troppi, perché fanno male tutto, è un problema. Devo disincantare la mia armaturina. Qua ho da disincantare, questo è già disincantato, disinca dove 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 li ho messi i pezzi d'armatura? Li ho messi qua? Allora, ho detto li tengo qua dentro. È incredibile questa cosa, ragazzi, è veramente incredibile. Beh, saranno qua dentro, dai. Non c'è. Soprattutto sul tetto ho messo. Ok, può anche essere. Eh? Quindi vedete qui, le cose che ho spostato. Yes, abbiamo questo. E non vedo il corpetto. Il corpetto perché era questo? Non era quello del mango. Chissà dove l'ho messo poi quello del mango? Non lo so. Tomo dello scrapping. Ma io devo usare questi? O devo usare altre cose? Sapete, non mi ricordo proprio nulla. Così come si usa qua? No, si usa qua. Però voglio vedere se mi leva tutto oppure no. No, non mi leva praticamente nulla. Quindi ci servono i libri quelli più seri. Andiamoli a fare. Sono questi, ok, molto meglio. Allora uno e due. Eh, me ne prendo tre. Potrei prendere anche un po' di più, non ho più le Blaze Road, ne ho altre. Tanto, ragazzi, voglio disincantare altre cose. Quindi, magari qualche altra armaturina, qualche altra cosa da unire, ora vediamo. Ok, ne ho un pochettino. Ora si mette questo così e ottengo il libro dei pantaloni, così ottengo il libro del corpetto, che vi ricordo che sono andato su questo casino perché da qua ci dovevo levare le cose. Tipo, in eh, realtà era tutto giusto, però Mending è sprecato perché non, non è compatibile con la mia armatura. Mana Boost può essere interessante, Mana Regen interessante. Vive era l'incantamento terribile che mi faceva sponare le apette che odiavo tanto. Mentre questo, in verità, è tutto buono tranne Mending, che, ripeto, è buono Mending, ma per altre cose, eh. Vediamo se ho um, della roba interessante da disincantare. Qua, ad esempio, ho un Critical Hit. Ma che non ce lo voglio mettere qua, un bel Critical Hit, ragazzi. Però non so se 3 è buono. Ora, comunque, vediamo... tutto. Se trovo qualche incantamento al volo che ha senso spostare, secondo me sì. Tiro fuori questi due pezzi, che ovviamente sono i pezzi più importanti ora da incantare, metto dentro. Questo qua, che un breaking anche qui non serve. L'avrebbe buttato. Eh, er questi erano i pantaloncini. Come vedete, aveva Fire Trail, che non so cosa serva. Swift, che non so cosa serva. Ci metteva un Protection, ovviamente. Mana Boost, Mana Regen. E Vitae. Queste cose qui, assolutamente. Quindi, eh, vanno cercati. Vanno cercati, ragazzotti. È un casino, è un casino. Eh, vabbè, gli faccio mangiare tutto. Allora, cominciamo con i pantaloni. Pantaloni, facciamo una cosa standard. Quindi, ah, intanto, Critica per la Cosa facciamo? Ce lo mettiamo? Ah, è vero, devo smontare anche questa. Diamo il critical hit, ok. E si mette dentro. Così si va alla C e mi prendo il critical hit, che massimo lo prende a 3 e si mette sulla spada. Questo dopo vado in eh, fortuna, no. Freezing non ci interessa. Eh, Liching, Lich, Knockback, no. Looting, no. Mana boost, mana regen. E ci abbiamo a 3-3. Che comunque, forse va oltre. Ma intanto qua non lo becca. Eh. Vabbè, vabbè, vabbè. Possiamo intanto incantare quando vogliamo. Poi P di protection. Oppure ci mettiamo qualche altro tipo di protection. No, ci mettiamo protection normale, dai. Quanto abbiamo fatto? Un 5, buono. Eh, rich no, Reckless. Cosa ci possiamo mettere di bello? Vita, eh? Al 5, ottimo. Unbreaking non un ha senso. C'era Vitae e poi... Mana... No, e poi qualcosa sui busti di cuori. Absorption forse era. Non, non mi ricordo se chiamasse così. Eh, come si chiamava l'altro? Ah allora, se qua chiudo rimane lì? No, me l'ha levato. Ah no, me l'ha preso, me l'ha preso, vabbè. Eh, ce l'ho da qualche parte forse. Ho un Vitae qui e un Vitae. Però non ho gli altri. Eh no, c'era qualcos'altro. Vado direttamente in P di Protection di nuovo. Si mette al massimo. Poi c'era qualcosa in alto da fare? Non mi sembra. Qua metto un vita al massimo. Cosa ci ho messo? Cavolo, ci ho messo wild rage. Ho oh, fatto troppi click. Ok. Eh, raga, scusatemi. tanto ho messo. In più di ogni tanto. Allora, eh, questo non ci interessa. Eh, qua ci devo mettere protection normale. L'ho superato. Ok. Ci vado piano. Un altro ci arriva. 5. Mana regen. Ok, prossimo non è disponibile. Poi mana boost. Ok. Eh, sì, me lo, me lo butta comunque al 3, non al 4. Non so se è normale oppure no. No, anche qua è normale. Anche di là me lo faceva 3 e 3. Vabbè, ragazzi, incanta, dai. Allora, sono tutti uguali, tanto sì, sono Mana Boost, Mana Regeneration, Protection Vita, è proprio uguale uguali. Poi vedrò in futuro se conviene metterci qualcos'altro di interessante, per ora comunque li lascio così e mi accontento, perché ora abbiamo un botto di Mana Boost, vediamo un attimino a cosa arriviamo con i cuori, perché ora eravamo a due verdi, vediamo. Ah, allora, i verdi penso li vada a fullare perché con due pezzi d'armatura in più. Eh no, no, non, non li va a fullare, comunque è comunque buono. Ripeto però che oltre a Vita c'era un altro incantamento, ma non mi ricordo come si chiama. Non me lo fa mettere Critical perché penso non sia compatibile con eh, qualcosa tipo magari un Vorpalm o Sharpness. Quindi non posso mettere Critical It. Vabbè, lo rimetto, lo rimetto qua dentro. Rolla i libri. Ah, ecco come si faceva. È vero, è vero. Eh, Ragazzi, scusatemi, non me lo ricordavo più. Ho so, chiesto, ma com'è che facevo le altre volte che non me lo ricordo? Facevo i libri. Facevo i libri sempre dell'apoteosis, ma dell'armatura. E vediamo un attimino. Eh, li, faccio, li faccio a raffica ragazzotti, li faccio a raffica, non vedo nemmeno cosa mi danno, li vediamo tutti dopo insieme Ok, sicuro c'è uscito qualcosa, ho già visto un vitae 5 ragazzi, ho già visto un vitae 5 Allora, così almeno sono già messi anche lì apposta per, per metterli nel, nell'aggeggio Life mending, due brutti, vitality, anche vitality se non ricordo male era una roba che ci dava più cuori eh Teniamolo sotto controllo. Anzi, andiamola a cercare. Che dico? Vitality. Ok. Incrementa il massimo di cuori quando è indossato. Life. Boost No, questa è life mending Life lich, life boost eh, Ah no, life boost era lo scam. Life boost è quando responi i tuoi cuori sono permanentemente incrementati. Però è quando, quando respawni quindi non, eh, non mi interessa. Quindi in verità mi serve vitalità, non eh, life boost. Allora andiamo a vedere se qua Ce l'ho, vitality Ma ho superato Non ce l'abbiamo mica Va bene, qua abbiamo vitae Qua schifezzine Vitality tanto si mette qui Qua schifezze Vita è buono al 5. Qualche pezzo della nostra armatura non ce l'ha al 5. Eh, per quello sto dicendo buono. Vitality al 3. Ottimo. Thorns Iron Bird. Chissà che cos'è. Ma poi c'è il simbolo strano. Però è sulle mh, Sulle litra serve. E poi c'è anche un Thorns lì. Che non ci interessa. Va bene. Tanto li metto tutti qua dentro, non ha senso buttarli ovviamente. Eh? Si mette tutti qua dentro. E quindi poi andiamo a ricercare Vitality e vediamo un attimino quanto ci dà Vitality. Vedete? Mi dà un 3, un 3. Però io non so se sia al massimo, si può vedere? Vitality 3, sì, il massimo è 3. Quindi prendo Vitality al 3. No, ho sbagliato. Ne faccio un altro al 3. E come vedete ora ce l'ho separati, cosa che normalmente non avrei potuto farlo, anzi mi sarei messo mani incantamenti brutti nella mia armatura. Siamo a tutti i cuori verdi, ne mancano soltanto due per andare al passo dopo. Vediamo se è compatibile. Yes, lo è. Quindi metto qua. E Metto anche nei pantaloncini Che qua non è compatibile Perché solo per il corpetto Attenzione ragazzi È solo per il corpetto Chissà a questo punto Se ce ne è altri per, per altri pezzi Però no, non penso Vabbè vediamo quanto ci dà Comunque al 3 al massimo Quindi Io mi aspetto almeno 3 cuori extra Quindi un cuore di quelli nuovi Ti prego Un cuore di quelli nuovi Ok Sta andando Piano piano Ha fullato i verdi Un mezzo cuore blu Uno blu Uno e mezzo Due blu Non capisco più la differenza, due e mezzo sono. No, ti prego, non fermare a due e mezzo. Tre blu, mamma mia, quanti, quanti ne fa? Oh, sta continuando. Siamo a quattro blu. Quattro blu, ragazzi. È tanto, eh. È tanto. Peccato che non sia compatibile con... Eh, con altri pezzi. Se no l'avrei spammato ovunque. Però devo dire che... Ok, è compatibile solo col corpetto. Ma ci ha, ragazzi, dato un botto, un botto di... di cuori. Sei cuori in tutto, eh. Tombola, eh sì, eh sì. Andiamo quindi a sconfiggere il Wither. Ci mancano le teste, però qualcosa dovrei avere. Una qua. Dimmi che ne ho altre dietro. Faccio doppio clic, non ne prendo altre. Mamma mia. Non ho altro. Quindi andiamo nel Nether. Facciamo velocemente qualche testa di Wither. E poi facciamone spunare almeno due. Dico almeno due perché se dovessimo perdere la... Nether Star si mette male, ragazzi. Si mette veramente male, quindi... Ehm, non ho voglia poi di rifare tutto. Facciamone direttamente due e siamo a posto. Tanto con tutti sti cuori, questa protezione extra e tutto... stiamo veramente messi benissimo. E prendo anche il Decapitator. Non mi ricordo, non si chiamava così, eh. Dove sta? Ogni volta non lo vedo, eh. Oh, eccone uno qua. Dove vai? Oh, giù. E dammi la testa. Non me l'ha data. Che comunque... Un bel uh, Looting uh, ci sarebbe. Eh? Anche perché, se non sbaglio, Looting messo in questo. Oh, mamma mia, guardate che bella testolina! Ci dava un effetto extra. E soprattutto, io a casa del Looting in più ce l'avrei anche. Quindi sapete che vi dico? Invece che passare vent'anni qui, ma la facciamo buona una volta per tutte? Questa, questa cavolo di, di arma per le teste? Cioè, veramente. Ora lo diceva, se non sbaglio, eh, da qualche parte. Sì, ogni Looting applica un 10% in più. Ha la chance di ottenere la testa, ragazzi: 10% in più. Ora, noi qua abbiamo looting al. È un 30% in più, cioè è una testa quasi sicura. Andiamo a mettere. Che ci costa? Ma ho preso l'unico disattivato. Allora, L. Ehm, looting 1, 2. Uh, scam, 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 scam. Devo, devo levarlo da qualche altra parte, looting. Che ce l'avevo eh Devo solo vedere dove Era Nella spadina giù forse C'avevo in molte cose looting Non soltanto giù eh, No Comunque riguardo alla spadina Non Chissà dove c'avevo looting Ah è vero Ma io posso fare Hashtag lu loo... Nulla Qua non c'è eh, Filtro Looting Non ce l'ho Mi si illumina questa Perché probabilmente c'è scritto da qualche parte Anche se non ha looting Ah looting 2 Ma cosa sto dicendo Anche se non ha looting Certo che ce l'ha Ok buono Ci facciamo forse un looting 3 Ce l'ho qualche tomo Mamma mia no eh. Via Qualche tomo dello scrapping Qui al volo Le ho portate tutti giù No Tomo delle armi Ma a parte che posso dire Una cosa ignorantissima c ho i tomi delle armi ma se facevo così, scusatemi. Volete che non mi appaia qualcosa? State a vedere zero. No, vabbè. Appaiono così tanti incantamenti che è quasi. Vuole livello 100 e non ce l'ho più. Va bene, siamo sotto il 100. Eh, mirror, life mending, freezing, cose così. Floating, E eh no, effettivamente ci è andata molto male. Vabbè, ok, ho usato un po', un po di livelli a caso. Eh, no. Il Tomo li ho messi tutti giù, veramente. Andiamoli a prendere. Sto facendo su e giù come non so cosa. Nello zaino. Ah, no, eccoli qua, eccoli qua. Ne prendo soltanto uno, dai. Quindi, Looting. Metto questo, dimmi che me lo levi, sì me lo leva, perde, perde lo sharpness, ma veramente non mi può interessare di meno. Questo si mette via, qua abbiamo... Ah, era l'altra cosa che ho incantato, ok? Quindi in teoria, ora se io vado su... Mi sono perso, looting, ok? Uno, due, cioè rimane comunque a schifo, perché sì mi... Scusatemi, eh. Non mi fai looting 3? Ah, non mi unisce, per, sapete perché? Perché vuole che almeno una volta ci abbia messo il 3, così impara. E in questo modo devo unirli io. E funziona. Vabbè, raga, è un po' bruciato lui, però di base, di base va. E in questo modo ho il 30% in più, quindi ho il 60% di ottenere la testa. Ragazzi, una percentuale veramente non da poco. E finalmente abbiamo fatto, cioè, nel senso ci stavo mettendo 30 anni ogni volta così. Finalmente. Abbiamo tutto. E non ci dobbiamo più preoccupare di queste cose. Travele come l'ultima volta che mi serviranno. E da oggi che ho fatto questa cosa qui non mi serviranno mai più le teste. Tanto è così, eh. 100%. Comunque, primo, vediamo se ce lo dà. Ci ha dato la testa, olè Il secondo, vediamo se ce la dà. Ce l'ha data. Incredibile. Tu mi picchi? Eh sì, eh. Brutto lezzo Vediamo qua. Anche lui ce l'ha data, ragazzi, tutti, 100% ce l'hanno data per ora, eh. Nemmeno uno che non ci ha dato nulla. Che roba. Eh, ma probabilmente è pure più del 60%, cioè lo è ora con questa spada qui il 60%, ma ripeto, secondo me con la difficoltà che aumentava, cioè avevo anche dei vantaggi, e uno di quei vantaggi era sul looting, quindi potrebbe anche essere che sia al 100% ora come ora, non lo so. vieni qua, me l'ha data? Sì, me l'ha data anche lui, incredibile, ragazzi. Da quando ho messo l'incantamento di looting, il 100% mi hanno droppato la testa. Ora giusto per vedere se è stata una casualità oppure no Qua ne ho un altro che faccio uno kill Vediamo siamo a 6 E ce l'abbiamo Ce l'abbiamo 7 100% ragazzi Voglio vedere dopo, se, cioè, se qualcuno veramente a questo punto non me la droppa Perché questo ragazzi è assurdo Anche lui 8, va bene. Che facciamo? 9. Me ne faccio un'altra extra già che ci siamo? No, che se ne frega, dai. Andiamocene a casetta. Che se ce ne dà è buono. Ma tanto ce la darà lui stesso, ripeto. Andiamo va. Uscita di qua. Vabbè, andiamo, andiamo qui, ragazzi. In verità a sto giro sapete che vi dico. Ma lo faccio proprio spawnare molto molto tranquillamente così. E che me frega proprio, non mi interessa. Una cosa proprio strafacile. Dovremmo farcela easy. Ehm, sono un po' un pirla perché qua dovevo cambiare. Non così. Non così. Incantamento danno. Qual è l'uno? Mamma mia, ragazzi. Non faccio nulla. Eh. Allora, lui comunque. Uff, oddio, sì, qualcosa mi fa. Non tantissimo, ma qualcosa mi fa. Non mi ricordo quale sia l'incantamento del danno. Pezzo 4. Quello lì consumava tanto e basta. Ok, buono, buono, buono. Così lo abbattiamo un minimo. Lo facciamo atterrare. E poi di spada lo finiamo. Perfetto. Raga, congelato anche. Guardate, distrutto. Ah no, è vero, agli stadi, me lo scordo sempre. Urca. Ok, facilissimo, facilissimo. Eh, un po' di spazzatura. E eh, come vedete, ci avevo una testa in più. Abbiamo una testa in più? No, non è vero. <ride> Però mi ha dato la bag. La The bag ci dà una testa in più, forse. Apriamo? A sto giro no. A sto giro. Oh, schifezze. Beh, butto tutto, ragazzi, eh. Abbiamo anche le Nether Star Shard. È vero, non scordiamoci queste cose. Che ci danno una Nether Star extra. Certo, un pezzo soltanto. Comunque, due Nether Star? E perché ho looting? Ah, raga, mica male, eh. Mica male, due Nether Star così. Dai, facciamone un altro. Oh, lag. Mamma mia, non mi metto nemmeno nello slot e le mele OP. Non penso mi servano. Eh. Le facciamo molto easy. Spammo un po' a caso, dai, via. Purtroppo, ragazzi, come avete visto, quando lui mi lancia le palle, siccome hanno proprio un hitbox, eh, mi deviano il colpo. Quello è un piccolo problemino. Però nemmeno troppo grave. Ok, è atterrato. Sta già cambiando. Forse è anche un bene che mi carichi, eh? Così almeno spendo molto meno tempo. Doppio stadio? Prima non l'aveva fatto, vero? Triplo stadio? Non è che sta diventando sempre più forte, ragazzi. No, no. Ah, raga. Perché non riesco a killarlo? Raga, perché non riusciva a killarlo? Mi sembra che abbia avuto 200.000 stadi a sto giro, eh. Perché? Fatemi un attimo svuotare da, da ste robe. Ma io sono un pirla che sto ripiando le cose? Sì, però effettivamente non c'è altro. Beh, la del star me l'ha data. Comunque vorrei un attimo capire se... Se è potenziato a livelli estremi oppure no. E non mi ha dato nemmeno la bag a sto giro. Quindi non posso fare... Il terzo? No, un body card? No? Ho comunque tre Nether Star, eh. mi posso assolutamente accontentare. Per l'altro, pace, non si fa, non si fa. Torniamo a casetta? Assolutamente sì, andiamo, va. Dobbiamo andare a fare questi qui, di quelli che però pagano. Quindi questo qui, come vedete, paga. Qua già non paga più. Questo paga. Dopo non paga più. Eh, I Creeper come vedete già subito da ora non pagano. I Ragni 500 pagano. Quindi opterei per i Ragni. Pagano anche 10 livelli tantissimo. E sono tutte cose molto molto golose. Poi sì ci sono anche cose un po' più particolari tipo queste. Ma non si trovano... Cioè non le possiamo far spawnare noi con le Orb. Quindi noi abbiamo fatto questa Ender per far sponare le Mega Orde di Zombie, Scheletri e Ragni. Dobbiamo killare 500 Zombie. 500. 100 scheletri 500 ragni 1500 mob e abbiamo tipo un'oretta per farlo eh, che per chi guarda le... i video lo sarà un secondo ma per chi guarda la live penso ci vorrà un'oretta effettivamente quindi mh, se non ho capito male basta fare tipo una roba così e si fa provo subito a farle di ogni tipo quindi una di zombo una di scheletri e quella di ragni si fa con gli spaderai, se non ricordo male. Ok, queste sono le tre che andremo a affrontare oggi. Giusto per fare un confronto. Quanto siamo di zombie, scheletri... Ok, facciamo zombie prima di tutto. Siamo a 96 zombie. Arrotondiamo a 100, ok? Arrotondiamo a 100, prendiamo quella degli zombie e... Sperando che non fallisca, ragazzi, perché se lo spazio dice che è troppo piccolo e fa fallire la missione, è un problema. Quindi io la metto anche sopraelevata, la metto uno qua sopra e faccio spawnare. Sperando che non di errore, che manca lo spazio. Siamo a 100 e vediamo quanti, quanti ne fa. Dai, Urca, miseria. Ok, Sponano un po' ovunque. Però comunque si dovrebbe avvicinare Non ho messo sweeping edge. Quindi forse è un problema. Potrebbero spawnare mob molto, molto forti. Eh, mi preoccupano più che altro quelli che sono potenziati in velocità e in danno. Finché sono potenziati soltanto in danno, se non sono velocità, comunque l'acqua mi aiuta a me. E vediamo. No, raga, non ce la faccio. Ho anche missato qualche colpo. 3, 2... Ed era dall'altra parte. In questo modo ho fallito l'orda. Avendo fallito l'orda, ho praticamente buttato via una Nether Star. Eh sì, perché non l'ho finita. E eh, raga, per pochissimo, per pochissimo, mi sa che mi serve una pozione per affrontare queste, queste cose qui. Una pozione del tipo, boh, per attaccare più velocemente o, o, o anche in modo stupido. Tipo io qua ho Swift come attacco in fondo, come modifica dell'arma, che mi dà un 10% di attacco in più, di attack speed in più. Magari posso modificare qualcosa che me la rende un po' meglio, però... Rischio di, di fare danni e basta se levo quello. Non lo so. Devi mettere sweeping edge. Che mi costa? Posso andare a vedere cosa posso metterci, indubbiamente. Eh, intanto vediamo se c'è qualche altro incantamento. Guarda al volo, se c'è altro. Anche però, Allora, il sweeping edge mi sembra di averlo visto, eh. Ah, no, invece c'è. Quanto? Tre. Non c'è un modo per filtrare gli incantamenti della spada e basta, vero? No. Mi sa che la meglio è quella di andare a incantare un po' di libricini spadosi. Vediamo se esce qualcosa di caruccio. Non mi va? Perché? Ah, ho finito i lapis. E eh, che cavolo! E eh, vabbè, ogni volta clicco. Ogni volta che lì. Raga, vado a prendermi un po' di incantamenti e vediamo se riesco a... a incantare un po' meglio. Allora, magari imparo anche qualche incantamento nuovo, eh, che non sarebbe malaccio. Anche cercare Vorpal. Non so se ho qualche Vorpal extra qua. Il problema è che io Vorpal. Eh, ce l'avevo. No, Vorpal è già al massimo. Eh, sì, cercare un Vorpal non sarebbe male. Perché io qua ce l'ho altre. Un Vorpal, magari 4 o 5 sarebbe golosissimo. Il fatto è che ho finito i livelli, ragazzotti. Quindi, c'è poco da fare per ora. Vediamo, prima di tutto si mette ping Edge, che è il più importante. Poi vediamo se questo è compatibile. Ed è compatibile. Beh, raga, ho no, messo, 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 assolutamente messo. Vediamo un attimino. Allora, comunque, vado qua, riscatto Yask. Ovviamente in combattimento, sale, sale 4000. Uh, tantissimo, tantissimo. Mi ha fatto già 500.000. 600.000. Eh, ma è rallentato. Ok, ragazzi. A caso mi ho fatto appena ora due livelli Io vi ricordo che per fare 80 livelli Ci ho messo mesi e mesi e mesi di serie E oggi due livelli così Cioè già se avessi fatto questo così sarebbe a posto Sarebbe già una cosa assurda Ma ovviamente continueremo Ho fatto anche il livello 89 così combattendo veramente Incredibile Oh devo stare attento qui che Veramente mi manca uno Ho fallito Dai oh per quanto, quanto mancava, quanto mancava. Uh. Che ci faceva laggiù? Perché non mi inseguiva a sto lezzo? Mamma mia. Pensate se non ce l'avessi fatta a correre perché mi era calata la fame o robe simili. Che comunque me la rischio perché guardate. Mancano sempre cosciotti. Forse mancava un secondo, veramente. Non lo so. Follia. Quanto manca? Ora vero? Ci siamo, comunque. Eh. Siamo a 453. Se va bene, con questi eh, lo facciamo. Se non ce la faccio con questi, ragazzi. killiamo qualche ragno che trova a giro mentre esploriamo. Perché tanto li trovo sicuramente. Non mi va vale di farli risponare per una cosa così. Ti prego, finiscila. Uno soltanto. Nulla. Ne Quanti... manca uno. Scusatemi, ne manca uno. Tre ne mancano, tre. Vabbè. Ripeto, lo completiamo ora mentre si va in esplorazione, eh? tranquilli. Non è, non è un problema. Prendo soltanto la Nether Star. Eccola qui. Mi libero l'inventario e esploriamo. Tre ragni li troviamo a giro per il mondo, tanto. Ma sì, dai, andiamo verso il Drago Ice, sempre. È gratuito, si va laggiù e siamo a posto. Sguardo veloce alla mappa. Ok, abbiamo il mare qua davanti. Boh, vabbè, potremmo... Ricordo... Molto velocemente, che noi miriamo a fare con questa esplorazione qui gli Evoker e i Pillager e ovviamente finire ragni, che ne mancano tre assolutamente. però Evoker e Pillager io so un posto dove posso trovare gli Evoker e i Pillager, ma dall'alto non mi ricordo al 100% come sia fatto. Dall'avanti lo saprei riconoscere, ma dall'alto, a grandi linee, forse sì, ma forse non benissimo. Quindi valutiamo ora. Uh, Ragazzi, mi ha fatto male questo Mi ha fatto male, mi ha fatto male eh? Stiamo ultra attenti Questo è, potent è potentissimo, avete visto? Mi leva 5 cuori, ragazzi, mi leva 5 cuori Mi leva 5 cuori Mamma mia, che dolore Urca Ma Pensate se fosse stato ancora leggermente più P. Dolore, proprio, dolore Ma Fa male male Qui sono Vindicator eh, Dite che sono Vindicator non pillager Quindi sto... Perdendo tempo? Eh, prima comunque li ho killati i pillager. Sopra c'erano. Ah, sui vindicator non penso ci sia un, uh, una missione. Ah, c'è cioè i vindicator, sì. E paga anche, quindi ragazzi li faccio. 93%, facciamo tutto così. A prescindere va bene. Hai ah, la questa, sì, sì, ho la questa, quindi... No, ma pensavo fossero pillager, sarò sincero. Mm, infatti mi hai preso un po' di tenas sprovvista. però per fortuna ci sono. Ok. L'ho anche quasi completata, ne mancano due forse. Eh, bestonks, sì. Meglio, meglio. Beh, nel peggiore dei casi avevo perso quanto? Due minuti stando qui in più? Che non serviva? Vabbè, non è grave, ok. Questa è completata, ragazzi. So che... Eh, però non mi interessa rompo lo stesso. E passiamo... Eh, un po' di ferro, ci piace. E passiamo al prossimo. Ma prima, ma prima, ovviamente si va qui. La prossima era quanto è? Da 100. Cioè, 100, ragazzi, non sono nemmeno tanti. Che bello. Tre livellini. Skill level. Combattimento. Ti prego. Ok, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900 mila. Un milione. Ci ha appena dato un milione. E ci ha fatto arrivare al 91. Ci ha fatto fare 90 e 91. E ricordatevi che io devo ancora fare quella dei ragnetti. Eh, che mo eh, se va bene, trovo da qualche parte. Intanto mi sposto. Andiamo verso la prossima nave, che è questa. Non so se è una nave buona quella lì oppure no. Ma cos'è sta roba qua? Ok, ci siamo, ci siamo. Hola. Come state? Ora un po' peggio, mi sa. Quanto è OP questa spada? Pensate che l'altra è ancora più OP. Eh, questa è fatta. Olè. Quindi si va qui. 60 pillager. Prendo questo, prendo questo. E facciamo combattimento. Prima ci ha dato un milione. Vediamo, 6 milioni. 500.000. Un milione ce l'ha dato. Un milione e 100. Un milione e 200. Un milione e 300. Altri due livelli fatti, ragazzi. Altri due livelli fatti. Che dire. Vado giù. Killo gli altri. E poi andiamo direttamente alla prossima nave. Quindi, se va bene, qui c'è anche il tipo. Ok, altro knowledge of death. Più 5. È più 5, magari, è, è golosissimo. eh? Via schifo, schifo, prendo i blocchi e basta, ragazzi 9 così non, non mi va di lasciarli sinceramente, ma li porto più che volentieri dietro, quindi che, no evoker, ok, questa è completata degli evoker, ragazzi, ottimo, 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 questo si fa fuori, e la prossima quest mi sembra di voglia killare 15 o 20, comunque andiamo qui, la prossima è da 10, beh non è tanto 10, ma comunque potremmo farcela, Assolutamente combattimento. Vediamo, siamo a 7.400.000. Siamo già a 8.400.000. Siamo vicini ai 9 milioni E siamo a livello 95. Altri due livelli fatti. Cioè, guardate, alla fine sì. Ci ha rimesso tipo 3 secondi, ragazzi. Eh? Cioè, capiamoci. Ne prendevo uno a caso così. Faccio spawnare terragni. E andiamo subito, se va bene, al 97 di livello. Oh, avete rotto voi, eh. Ma come uno? Dov'è? Dove l'ha fatto sponare? Dai, mi ha trollato. Ah no, era lì, era lì, era lì. Ah, ce la faccio, ce la faccio. C ho vent'anni di tempo. Ok. Beh. Eh, beh, signori. Ok. Secondo tentativo. L'ho fatto per il meme. Ovviamente era tutto fatto apposta. Il fatto che su due, su due ragni non riesco a killare due. Incredibile vabbè comunque missione fatta abbandono direttamente vado sopra l'albero per prendere un attimino di pausa ragnettini levo levo metto combattimento vediamo siamo a 9 milioni precisi se paga bene ha dato 400 come ha dato 400? C'era scritto Skill Experience 200. C'era scritto. Ma è un bug perché questo lo dà. E anche questo dà da tutto. Guardate, non è 200. Mamma mia, mamma mia. Ma di che stiamo parlando? Beh, comunque, ad esempio, i Ghast me lo dà così e devo killarne 30. Ci cioè, mettiamo 3 secondi a killare i Ghast. Però il fatto è che comunque devo killare. Comunque, ho 7 Voker. Ho un po' di Vindicator, o un po' di Pillager in qualche modo. I Pillager ne mancano 50, ragazzi. Dobbiamo, dobbiamo farlo. dobbiamo farlo Allora, se era al 98%, con questa l'ho fatta. Sbam. Killati 100, ragazzi. Ottimo. Ora devo soltanto scendere. Che se va bene, qui sotto ci dovrebbe essere un Evoker. Eccolo qua. E ora miro direttamente gli Evoker, senza perdere tempo con gli altri. Ora vado a riscattare. No, no, no. Non riscatto qua dentro, che c'è loro che raspano. Ok, mentre volo lo faccio. Soldi, combattimento, siamo a 9 milioni. Vediamo se a sto giro veramente ci dà 9 milioni e 500 mila, 10 milioni. Se arriva agli 11 milioni? Sì, 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 siamo a 11 milioni, ragazzi. Siamo a 97 livelli, altri due livelli fatti. Ottimo. Ora se vogliamo fare le cose per bene Dobbiamo fare o 3 evoker Oppure 50 vindicator 46, 44 in verità Perché fare 200 pillager è follia Non ci voglio, non ci voglio credere ragazzi Non ci voglio credere La nave che mi serve è spawnata con lo scoglio della sirena dentro che, che mi attira e mi dà fastidio a questi livelli Io veramente non Certe volte non trovo le parole per descrivere la, la sfiga che ho veramente Dov'è dov il vindicator? Il vindicator non, non so, non so nemmeno nominare Dov'è l'Evoker? Sa vedere come nemmeno c'è. L'unica nave che doveva averlo non ce l'ha. Ah, intanto qui c'è la sirena. Che per favore, levati. Oh, è qua, è qua dietro. Oh, raga. Missione fatta. Missione fatta. Mamma mia, sti cosi fastidiosi. Mi allontano di nuovo. Eh, potrebbe essere buono. Porca miseria. La fame. C'è una nave schiantata sullo scoglio, sì. Cioè, per dire. Boh, devo stare a trovare ste cose io. Eh, questa qui è una nave singola. Ok, quindi non è quella che ha i tipi che vogliamo noi. Sempre da vedere se poi gliel'ho lasciata oppure no. La uso come... come posto un attimino per fermarmi. Comunque, signori, evoker, skill level... Combattimento Siamo a 11 milioni 12 milioni 13 milioni Si fanno tranquillamente Perché una fatto prima 13 milioni 200 mila 300 mila 400 mila 99.25 A presa di Non fatemelo dire Due livelli fatti E tutto Oh raga Ultimo eh Ultimo svam! Mamma mia, follia, follia pura, follia. Allora, beh, io faccio così, ma tanto mi porterà sicuramente al 101, eh, al 100%. Quindi facciamo così, Vindicator, clicchiamo, ragazzi, se non ce la faccio io mi arrendo per oggi, non ce la faccio più. Troppe ore, dai, dai, 100, ole, ole, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Quindi soltanto per il gusto di dire ce l'abbiamo fatta, vengo a casa, vado di qua. Indosso l'arma che ora ufficialmente posso indossare. Guardate che figata. Andiamo a matare giusto una mucca. Eh? Nulla, nulla di più. Poi, raga, basta, basta. Ci ho messo. Anzi, killiamo una favetta. <ride> Urca il creeper. Ah, beh, non esplode il creeper. Oh, oh, ho fatto una strage. Oh cavolo, oh cavolo. No, 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 no. Scusatemi, non volevo. Ops, vieni qui, 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 vieni qui. Dove vai? Dove vai? Ok, ho killato le sue amiche, ma non è così grave. Oh cazzo! Porca misera. Volevo liberarla. Volevo liberarla. Vabbè, non importa. Lasciamo stare, raga. Ho fatto troppi danni per oggi. Io vado a dormire in gioco. E, e vi abbandono anche qui, raga. Dai, eh, è andata bene, è andata bene. Funziona, funziona tutto. Siamo riusciti a fare tutto quanto. Ci abbiamo messo più del previsto, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi l'importante è questo. Raga, un super bacione, veramente. Un super bacione.